Ciao a tutti ragazzi, bentornati al mio canale. Oggi andiamo a vedere come si costruisce un account eBay in dropshipping, quali sono i passi. Esattamente andremo a fare un case study su un mio account che ho deciso di condividere con voi partendo da zero ogni passo. Ovviamente ragazzi, si tratta sempre di un case study, quindi non tutti gli argomenti verranno affrontati nel dettaglio perché ovviamente servirebbero 15 ore di video. Quello che ho fatto è stato dividere i case study in più video, quindi oggi faremo la parte 1 che comprende la configurazione dell'account, come iniziare a configurarlo, e ci saranno altre parti durante le settimane in cui andremo ad affrontare la crescita insieme. Vi mostrerò come farlo crescere, come creare un brand e come iniziare a vendere. Quindi iscrivetevi, restate aggiornati perché ci saranno la parte 2, la parte 3, la parte 4 e vedremo fino a quando arriveremo. Quindi non perdiamo altro tempo, andiamo subito nel mio monitor e andiamo a vedere come configurare un account eBay in dropshipping. Allora, la prima cosa che ho fatto, oltre ovviamente ad avere un account eBay, è stato comprare un server. L'ho comprato su ovh.it, un server virtuale dove ho installato una VPN del paese dove devo andare a operare in modo che ho l'IP in quel posto, così non ci sono discrepanze per eBay. Una volta che ho installato la VPN, ho sincronizzato il mio account eBay e ho installato AutoDS sul browser. Una volta che ho installato AutoDS sul browser e sono pronto per operare, vado a installare anche l'account su AutoDS. Per questo account andremo a utilizzare una configurazione non IPA per evitare il flag dell'account e per iniziare questo percorso. Poi in futuro potremmo passare alla versione IPA. Come additional profit andremo a inserire il 15% in questa fase iniziale, un break even del 26% perché andremo a operare in USA. A questo punto andiamo a inserire l'account. Aggiunto l'account, quello che vado a fare è a scaricare la Chrome Extension e noi già abbiamo scaricato nel server VPS, vado a copiare il mio token e premo finisci. Una volta che ho finito questo passaggio vado a inserire il mio token qui e la mia email qua e faccio salvo. A questo punto abbiamo la nostra applicazione che sta camminando con successo. Ora andiamo a configurare eBay. Quindi andiamo nella nostra macchina virtuale, andiamo sulle business policies, ne ho parlato in modo approfondito su dropshipping chilometrizero.com e sono le nostre regole di default per ricevere i pagamenti, per le spedizioni e per i resi. Le andiamo a configurare in modo che ogni inserzione che andremo a fare avrà le stesse regole di spedizione e di pagamento. Quindi andremo a utilizzare 2 giorni di spedizione e dai 3 ai 5 di consegna. Questo per quanto riguarda Walmart, andremo a escludere località dove Walmart, Amazon e altri posti non spediscono, comunque chiedono più soldi di spedizione, così eviteremo gli sbrighi. Per come posti come l'Alaska, Hawaii, i paesi APO, FPO, Caraibici e questi paesi così, LPO Box. Una volta fatto questo, andiamo a salvare le nostre configurazioni, andiamo a vedere altre configurazioni come le spedizioni, i resi e i pagamenti. A questo punto passiamo a configurare AutoDS, configuriamo le nostre percentuali di fees che andiamo a pagare fra PayPal, eBay, tasse e quant'altro. Andiamo a configurare il nostro monitor, andremo a scegliere quindi Walmart come fornitore per questo case study, quindi andremo a configurare la parte di Walmart. Andremo a inserire i nostri giorni di spedizione più o meno, il nostro break even, la nostra percentuale di profitto, round to price. Andremo a configurare anche l'order processor e il product monitor. Una volta abbiamo configurato tutto questo, saremo pronti per inserire i nostri primi oggetti. Quindi andremo sul nostro fornitore Walmart, cercheremo un oggetto che ci interessa. In questo caso andremo a prendere baby accessories, quindi gli accessori per bambini come test. Ci assicuriamo che sono consegnati a casa. Quindi useremo i filtri del fornitore per essere sicuri che saranno consegnati a casa e dei prezzi che ci interessano.
questo punto estraiamo gli oggetti di questa pagina e, essendo un account nuovo, andiamo con cautela e inseriremo solo 3 oggetti. Cioè, l'account non è proprio nuovo, l'ho già usato in passato per alcuni test, e ovviamente con account totalmente nuovi la strategia è totalmente diversa e andremo a usare altri tipi di strategie. A questo punto usciamo dal server, abbiamo copiato gli annunci che vogliamo mettere, andiamo su Uploader. Creiamo un template per le nostre descrizioni in inglese, quindi lo brandizziamo. Io ho già un template che andrò a utilizzare in inglese, tutto brandizzato come vedete, molto fatto molto bene. Lo vado a salvare e andiamo a caricare con questo template. Andremo a scegliere il nostro fornitore e il nostro paese di destinazione, in questo caso Walmart, e il software caricherà in automatico e le nostre impostazioni che avevamo già fatto. Metterò un prezzo massimo, non voglio articoli che costano più di $80 al momento in questo store. Le business policies le ignoro perché sono già configurate su eBay. Vado a mettere un target di Walmart perché so cosa sono andando a utilizzare. Andrò a spedire multi location, farò dei collage e duplicherò le immagini fino a 12. A questo punto faccio save products e attenderò per la fine del caricamento. Ovviamente, ragazzi, la procedura è molto diversa tra APA e non APA, ne ho parlato in modo approfondito in altri canali, vi consiglio di andare a vedere gli altri video. Una volta che ho salvato i prodotti, andrò a uscire dal server da qua e attenderò l'esito dei prodotti. Posso trovare i log con eventuali errori per la modalità non APA cliccando sull'icona e poi cliccando sul campanellino. A questo punto verifico che è tutto corretto, come vedete il caricamento è in pending e devo semplicemente attendere. A questo punto, ragazzi, i miei prodotti saranno caricati a breve e posso passare a brandizzare il prodotto, che vedremo nella parte 2 del case study. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che ho chiarito un po' di idee. Vi ricordo che non è un video corso quello che sto facendo, ma un case study, quindi per mostrarvi esattamente come fare, e poi ovviamente i dettagli, le guide che dovete andare a cercare, dovete andarli a studiare, o potete contattarmi o vedere i link che ho in descrizione per saperne di più. Vi aspetto al prossimo video, ricordatevi di registrarvi e grazie per avermi seguito. Ciao, alla prossima!